Iniziamo col fatto che per noi è un'esperienza nuova, nel senso che come Arci di Crotone ci siamo sempre occupati di sociale, di aggregazione, di diritti umani a 360 gradi, facendo azioni differenti legate alla cultura, legati alla risoluzione di una serie di problematiche. E per la prima volta ci siamo cimentati in questa esperienza della raccolta alimentare e anche della distribuzione. Sono sensazioni diverse quelle che si provano. Noi abbiamo assistito a gente che ci ha ringraziato in tutte le lingue del mondo, mentre donava, cioè ringraziava noi che ci eravamo messi in modo per costruire questa rete di solidarietà. Ci siamo emozionati insieme a tanti altri quando i ringraziamenti sono arrivati da voci incredibili. A noi ha ringraziato il vescovo, cioè per la prima volta nella storia ci siamo sentiti un vescovo che ringraziava tra i tanti volontari anche i ragazzi dell'Arci. Ci sono un sacco di persone che sono rimaste contente del fatto che i nostri concittadini stranieri ci stanno dando una mano, perché tra i volontari dell'Arci ci sono ragazzi rifugiati che stanno facendo del volontariato insieme a noi. Stiamo anche raccogliendo situazioni critiche difficili che non ci aspettavamo. Questa crisi sta mettendo a nudo tutta una serie di problematiche legate al nostro territorio, alle famiglie, all'economia. Ci siamo resi conto di quanto la possibilità invece di costruire una rete di solidarietà possa fare stare insieme meglio le persone. Siamo rimasti allibiti di fronte alle tantissime richieste che stanno arrivando, anche di persone della serie di cui non te l'aspetti, quel ceto medio che nel giro di 3 mesi si è ridotto al lastrico, gente che magari ha stipendi arretrati nonostante abbia un lavoro, gente che magari guadagnava col negozio o con la rendita di proprietà, che in questo momento si trova davvero sul lastrico. C'è una evidente mancanza di liquidità economica da un lato e dall'altro anche di reti di protezione, perché purtroppo lo Stato sta facendo ancora molto poco, sono in ritardo tutti i presidi, diciamo, di solidarietà, è in ritardo il reddito di cittadinanza, è in ritardo la cassa integrazione in deroga, è in ritardo tutti quelli che sono i palliativi di questo momento. Speriamo che le cose cambino. L'unica cosa che posso insomma dirvi è grazie a tutti quelli che hanno donato, che stanno donando, grazie a tutti i volontari che si sono messi in gioco per fare questa cosa e grazie anche a quelle istituzioni e quelle organizzazioni che ci stanno agevolando.